Baptist 70 Phone, the human set of technology. Allora, ciao a tutti, siamo allo stand HTC, Massimiliano, Pigeon Blood, Lucio, Battista 70 Phone e abbiamo qui la più importante novità di questo Mobile World Congress 2013, HTC One, presentato la settimana scorsa a Londra, abbiamo già scritto qualcosa a proposito, adesso ce l'abbiamo qua nelle nostre mani. È semplicemente bellissimo, costruzione al di là di ogni sospetto, materiali nobili, display in full HD da 4,7 pollici LCD 3 IPS, molto molto fine, 5 mm, alluminio satinato sul retro che garantisce un'ottima presa e ci hanno anche detto un'ottima resistenza ai graffi, la famosa fotocamera di cui parleremo più tardi che introduce la tecnologia ultra pixel e il noise reduction. Nella parte superiore la porta infrared, non vi stupite di questo perché questo telefono, non riusciremo a farvelo vedere adesso, è munito di una serie di feature che permettono di usarlo come telecomando per la televisione e per tutta un'altra serie di cose. Jack da 3,5, il frontale ve lo facciamo già vedere, i colori sono fantastici, full HD, quindi 1980x1020, doppio speaker anteriore, molto molto performante, sensore di prossimità e luminosità e poi, non riusciamo a farvelo vedere adesso, incastonato nella griglia c'è anche il LED di notifica che si può customizzare. La fotocamera anteriore è da 2,1 megapixel e registra filmati in full HD. Le altre caratteristiche sono la nuova Sense con blink feed e passaggio alla Sense normale, la tecnologia Boom Sound che vedremo poi che cosa fa, la famosa fotocamera con la tecnologia ultra pixel per la quale con soli 4 megapixel nominali abbiamo la larghezza del sensore che permette di catturare pixel più larghi e quindi fino al 300% di luce in più per foto molto molto più chiare. 4,9 mm di spessore l'abbiamo già detto, il display è un 4,7 pollici full HD a 1080p che garantisce una visuale fino a 80 gradi, processore Qualcomm Snapdragon 600 da 1,7 GHz, il telefono non è apribile quindi la batteria è inclusa, è da 2300 mAh, 2 GB di RAM ed è disponibile con tagli di memoria da 32 GB o 64 GB, supporta le reti LTE e l'NFC. Allora, cominciamo con le caratteristiche principali e ovviamente non possiamo che partire dal blink feed. Che cos'è il blink feed? È praticamente una raccolta di notizie che si può customizzare a seconda del paese dove si è e grazie ad alcuni partners permette di ricevere notizie relative a un sacco di temi. Vedete, noi possiamo andare qui, scegliere quali sono i temi che vogliamo vedere oppure andando qui nei settings possiamo scegliere di cambiare, ovviamente queste sono versioni inglesi, non possiamo farveli vedere tutti, possiamo cambiare il paese e a quel punto i contenuti saranno adattati al paese che noi abbiamo scelto. C'è la possibilità di inserire come notizie anche quelle del proprio account Twitter, ce l'ha detto il ragazzo prima, e questa è una cosa molto importante anche, vedete, queste sono notizie che provengono da Facebook, una volta tappato sopra si aprirà il link alla notizia con localizzazione, adesso la connessione è quella che è, per cui eccola qua, vedete? Scrolling molto veloce, vi ripeto, un display favoloso. Uno dei cambiamenti, a parte il logo HTC in basso, è che sono presenti soltanto due tasti, il back e l'home. Con il doppio tap sul tasto home si apre quello che è il multitasking, che assomiglia un po' a quello di BlackBerry e che ci permette, con uno scrolling verso l'alto, di chiudere tutte le applicazioni. Ok? Torniamo indietro. A questo punto, scorrendo verso destra, invece si accede a quella che è la vera e propria interfaccia, che è una Sense, come vedete, caratterizzata dai pannelli, come abbiamo imparato a vedere, dai calendari, e in questo non cambia molto rispetto a quello che era. Ovviamente le condizioni che possiamo customizzare con la nuova Sense sono molte molto più di prima. Cambia anche lo scrolling delle applicazioni, del drawer delle applicazioni, che prima era per scorrimento laterale e adesso invece è per scorrimento verticale. Si possono fare tante cose anche sul drawer, perché tenendo premuto possiamo semplicemente creare le cartelle spostandole dentro e rinominandole, prima non era possibile. Si possono ridimensionare anche qua, se andiamo sul menu contestuale, vedete, si possono fare il managing delle apps oppure si possono nascondere oppure, scegliendo quali, si possono ridimensionare passando da una griglia 3x4 a una 4x5. In questo caso quella che vediamo è quella 4x5. Altra grossa novità,
la riproduzione musicale con la tecnica HTC Boom Sound. Cosa permette? Andiamo a vedere dov'è il riproduttore. Audio, dovrebbe essere, dunque, calendar, remote, eccolo qui. Allora, andiamo sulla canzone che il nostro amico aveva già... Per favore, da chi? Che avete un'intervista che si vede... Riprendiamo dopo una piccola interruzione e vi facciamo vedere che cosa intendevamo. Allora, questa è la cartella del nostro amico con le sue playlist. Cosa facciamo? Scegliamo una canzone, la andiamo a riprodurre. La prima novità è che l'HTC One, grazie a questa tecnologia, adesso qui non possiamo sentirla molto bene, adatta l'equalizzazione della musica all'ambiente. Possiamo metterla in questo senso, vedete, appaiono due piccole icone qua che ci garantiscono gli effetti che si adattano al tipo di musica e anche, se vogliamo, adesso il testo. Eccolo qua. Vedete? E possiamo scrollarlo. È possibile, me l'ha fatto vedere, onestamente non mi ricordo più come si fa, far apparire anche, in questo momento non me lo ricordo più, non importa, il testo appare anche sullo scrolling della vostra, eccolo qua, vedete? Una sorta di karaoke, il proprietario del telefono ci sta guardando, che ci permette di cantare insieme al nostro telefono. Ok? Veramente, veramente bello. Qualità audio beats, quindi al di sopra di ogni sospetto. Allora, no, torniamo un attimo, così stoppiamo la musica. Ok, per andare a vedere invece la galleria, che è l'altra grossa novità, che è l'HTC Zoe. Vedete, a parte lo scrolling, il movimento delle icone che appaiono per farci vedere che cosa stiamo guardando, la novità qual è? Che la tecnologia Zoe ci permette, scattando un minimo di foto, di registrare un video della lunghezza approssimativa di 3 secondi, dalla quale noi potremmo fare una serie di cose. Adesso andiamo a vedere, ve lo faccio vedere in diretta, così vediamo di trovare la fotocamera. Non era qua. Allora, owner, where is the camera? Yeah. Oh God. Ok, approfittiamo. Vedete, allora, noi scattiamo la foto, c'è la tecnologia Zoe, vedete che qui è comparso un segno rosso che ha riempito la fotocamera. Andiamo a vedere la preview. Eccola qua, vedete, lui ha girato un breve filmato di 3 secondi su cui noi possiamo fare una serie di cose. Si muove. Com'era il... Allora, questa è un breve serie di scatti che noi abbiamo girato prima. Cosa possiamo fare? Tappando sopra possiamo vedere il video che lui ha girato in preview, vedete? 3 secondi. Dopodiché, ritappando, possiamo accedere a una serie di funzioni. Per esempio, fare lo scrolling delle immagini col dito, su cui puoi andare a scegliere il fotogramma che vogliamo, oppure una serie, renderlo, tapparlo come importante, condividerlo, cancellarlo, o andare sull'edit. Sull'edit abbiamo tutta una serie di possibilità: aggiungere degli effetti che cambiano, vedete, il blurry piuttosto che il Seattle, piuttosto che il dark side. Possiamo andare a scegliere il contorno arancione, bianco, piuttosto che possiamo andare a modificare alcune cose come gli occhi rossi, piuttosto che allargare, piuttosto che la luminosità, vedete? Non si trovano ovviamente perché non ci sono gli occhi presi in primo piano, in questo caso non lo fa, oppure addirittura trasformare in qualcos'altro, perché si può aggiungere e creare, vedete? Guardate, bellissimo. Fatto questo, se noi torniamo indietro, torniamo alla funzione di prima, lui ci chiederà se vogliamo salvare e condividere oppure cancellare. Si può addirittura con una funzione che sinceramente non ricordo come si faccia perché troppe cose in una volta, si può addirittura togliere un qualcosa che a noi dà fastidio, per dire, se a noi dà fastidio questa immagine qua dietro, noi dalla nostra bella fotografia possiamo toglierla e lasciare solo in primo piano quello che ci interessa. Bellissimo, bellissima, okay. Funzione. Che dire, HTC One è veramente un bellissimo telefono, sappiamo già che arriverà in Italia a 699 euro,
bello, a me piace molto, a Lucio anche, a Andrea il Bulgaro che è qui di fianco a noi anche, quindi le scimmie danzano come se fossero scatenate. Non ci resta che sperare di averlo quanto prima per una recensione completa. Ok, abbiate pazienza, l'abbiamo utilizzato per la prima volta anche noi, quindi è un po' difficile da sapere tutto, speriamo di avervi accontentato per adesso. Grazie e ciao da Massimiliano HP John Blood, Lucio e Andrea il Bulgaro che è qui con noi. Ciao.